Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, cercherò di non scusarmi più perché manco sempre. Lo so che manco da parecchie settimane, non sono sparita, non sono morta. Tante persone mi hanno scritto su Instagram per chiedermi se farò altri video su YouTube. Scusate veramente l'assenza, è stata un'estate intensa, e non è stato l'intenso piacevole, è stato l'intenso lavoro merda. Ho avuto tanto tanto lavoro da fare, poi ogni volta che volevo filmare, perché appunto ho tempo solo nei weekend, c'era qualcos'altro da fare, avevo altri piani, eccetera, quindi chiedo perdono, come ho sempre detto, però sugli altri social come TikTok e Instagram sono molto più attiva proprio perché è molto più facile, diciamo, è molto più, come dire, sì, molto più facile fare post, fare delle storie, fare cose, si può sempre fare, mentre con YouTube ci vuole un po' più di lavoro. Spero che siete ancora tutti qua. Ho fatto la frangetta, sì, forse non mi avete mai vista con la frangetta perché ho iniziato il mio canale YouTube quando avevo già iniziato a far crescere la mia frangetta. E quindi niente, non ci sono grandi novità nella mia vita, sono vaccinata, doppiamente vaccinata, finalmente, infatti l'altro giorno stavo morendo un pochino. Per il resto, niente di nuovo, sempre vita de merda. Quindi, oggi sono tornata con un video. Cercherò di filmarne altri in modo da avere altro materiale, però oggi facciamo un video molto carino, un video che volevo fare da tanto tempo, in realtà non so perché lo abbia sempre rimandato, però oggi andremo a vedere tutte le battute che ci sono state in How I Met Your Mother sul Canada e parlarne insieme. Perché ci sono state alcune battute che ho capito solo venendo a abitare in Canada. Per chi non lo sapesse, io sono una grandissima, grandissima fan di How I Met Your Mother. Se l'avete vista in italiano, si chiama Alla fine arriva mamma, se non mi sbaglio, ma non guardatela in italiano, cioè guardatela in inglese. Cioè, per carità, non è tradotta male come Friends, però comunque è molto più bella in inglese. Quindi io adoro How I Met Your Mother, è tipo la mia serie preferita, la mia serie del cuore, la guardo quando sono triste, la guardo quando sono felice, la guardo sempre, fine. E siccome mi sto facendo rewatch in questo momento, mi è venuta di nuovo in mente questa idea. Quindi adesso andremo a vedere, c'è un video su YouTube che ha raccolto tutte le battute sul Canada, perché come ben sapete c'è il personaggio di Robin che è canadese, quindi cioè, ovviamente ci sono un sacco di battute stile americanata e andremo a vederle anche se sono vere, non sono vere, se la rappresentazione è giusta. Ovviamente l'attrice è canadese, il che la rende ancora più divertente come cosa. E niente, spero che questo video vi piaccia e scusatemi ancora per la mia assenza. Questo video dura 7 minuti, quindi lo commenteremo insieme, quindi partiamo subito. Celebrate Thanksgiving in October. Oh, right, I forgot. You guys are weird. You pronounce the word out, out. You guys are the world's leader in handgun violence. Your healthcare system is bankrupt, and your country is deeply divided on almost every important issue. Your cops are called Mounties. Allora, si parla del ringraziamento, infatti in Canada il ringraziamento si celebra a ottobre, non a novembre come negli Stati Uniti. Giustamente Ted la prende per il culo, come sempre. Parlando appunto del fatto che prendendo in giro l'accento dei canadesi, in realtà l'accento inglese dei canadesi non è così come lo prendono in giro gli altri, almeno io non lo trovo così forte, l'accento inglese parliamo, quindi non lo so, poi è vero che non sono stata in ogni provincia del Canada, però secondo me non pronunciano le cose così stranamente e non mettono alla fine di ogni frase, ecco. Questi secondo me quelli sono tanto stereotipi. Un'altra cosa che a me non piace del personaggio di Robin è che il fatto che l'hanno resa una grande amante delle armi, cosa che in Canada le armi non sono legali come negli Stati Uniti. La gente non è ossessionata dalle armi e quindi è una cosa molto strana per me vedere un personaggio canadese che è ossessionato dalle armi, che secondo me è una cosa molto più americana, ecco. Detto ciò, il ringraziamento però non si celebra in Quebec. In Quebec non siamo. Non si sa perché, vabbè, perché Quebec è sfigato. Trust me, I'm a girl. Yeah, but you're Canadian. Why do you always have to bring it up? You bring it up every time. No, all right, $5 says she still wants Marshall. You're on. Five American bucks. Damn it. Allora, questo mi fa ridere perché fanno una scommessa dicendo ti do 5 dollari se appunto Lily vuole ancora Marsha, bla bla bla. E tipo lui dice 5 dollari americani. E questa cosa mi ha fatto ridere perché effettivamente il dollaro canadese è molto sfigato, non ha tanto valore rispetto agli. Cioè, non è che non ha tanto valore rispetto al dollaro americano, ma era comunque molto più basso rispetto al dollaro americano.
E questa cosa mi fa molto ridere, no, non fa chissà che ridere, però mi fa molto ridere perché appunto il dollaro canadese secondo me è la cosa più sfigata del mondo. Io quando torno in Italia con i miei dollari canadesi divento povera in due giorni. My friend in Canada who got married way too young, they had to do their vows twice, once in French. They speak French there too? God, that place is a mess. Questa cosa mi fa morire perché lei parla del fatto dicendo che una sua amica si è sposata in Canada e hanno dovuto dire le... i vows, come dicono, le promesse le hanno dovute dire sia in francese che in inglese. Questa cosa non è vera, in realtà non devi dire le promesse sia in francese che in inglese, però giustamente il Canada è un paese bilingue. La cosa però triste è il fatto che non tutti in realtà sono bilingue, solo il Quebec che è super profondamente bilingue, poi c'è un'altra provincia che è abbastanza bilingue, però per il resto del Canada in realtà non tanta gente parla il francese, magari alcuni lo studiano a scuola, però il Canada comunque non è un... cioè è un paese, dovrebbe essere un paese bilingue, io mi aspettavo che tutti sapessero le due lingue, che crescessero tutti con il bilinguismo, cosa che secondo me sarebbe stata molto utile perché parliamo di francese e inglese, che comunque sono alcune delle lingue più parlate, voglio dire. Però no, non è così. In Quebec sì, molti sono bilingue, però anche in Quebec, per esempio, tanti parlano francese ma non parlano l'inglese. Dipende molto dalle città in cui abiti. Per esempio Montreal è molto bilingue. Qua senza le due lingue fai quasi niente. Ci sono tanti lavori che richiedono anche il francese, però ci sono anche le eccezioni in cui i lavori chiedono magari solo l'inglese. But even if she is married, it's a Canadian marriage. It's like their money or their army. Nobody takes it seriously. In questa battuta Lily dice, anche se è sposata, alla fine il loro il matrimonio canadese non è una cosa da prendere sul serio, sono come i loro soldi e il loro esercito, nessuno li prende sul serio. Questa cosa mi fa molto ridere perché giustamente il Canada da fuori è visto come il paese più gentile, più carino al mondo, che non farebbe niente di male, ecco. Non è così. Questa è tipo la mia battuta preferita, dove si scopre che appunto lei era una pop star in Canada negli anni 90, però sembrano gli anni 80. Infatti Marshall dice, se erano gli anni 90, perché sembrano gli anni 80? E lei dice che gli anni 80 sono arrivati tipo, sono arrivati nel 93 in Canada. Questa cosa mi fa ridere perché effettivamente ci sono delle cose che in Canada sono arrivate molto più tardi rispetto al resto del mondo. Però dubito che insomma gli anni 80 siano arrivati negli anni 90, però sì, like... it's still funny, è tipo la mia battuta preferita al mondo, in cui ogni volta tipo per prendere in giro lui su qualche cosa dico, vabbè, però per te è arrivato in ritardo questa cosa, ecco perché non la sai. Just run the New York City Marathon. Absolutely. Marty, we're talking about 42 kilometers. Thanks, Canada, I'll take it from here. Marty, it's like 26 miles. Allora, qua si parla della Marathon di New York e Robin dice che sono 42 chilometri e invece Ted dice, sì, grazie Canada, sono 26 miglia. 26 miglia, non mi ricordo. E, è vero che in Canada vengono usati i chilometri, però non sempre vengono usati invece i centimetri e i chilogrammi. Sanno, se vai dal dottore, il dottore sa il tuo peso in chilogrammi, la tua altezza in centimetri senza problemi, però molto spesso usano invece gli inches e i pounds. Questa cosa mi urta parecchio perché all'inizio mi sono dovuta abituare un attimo a questa cosa, soprattutto perché io quando studiavo lavoravo in un negozio, in un hardware store, che è un negozio che vende materiali di costruzione, quindi molto spesso le persone che lavorano nella costruzione sono persone anche più magari più anziane e tutto, che usano ancora i pound e gli inches, mentre a un certo punto la gente ha imparato anche a usare i chilogrammi e i centimetri. Peccato che non siano ancora così bravi, infatti non lo capiscono. Lui, per esempio, non capisce ancora i chilogrammi e i centimetri, non riesce a concepirli, e io sono tipo, ma tipo è la cosa più facile al mondo, cioè gli inches e i pound sono più complicati dei chilogrammi e i centimetri, però vabbè, niente. Niente, sono comunque weird, direi che il Canada è più o meno tipo tra gli Stati Uniti e il Canada, non c'è grande differenza perché pochi capiscono unità di misura. Allora, lei qua dice che è uscita insieme col suo primo amore una settimana e mezza e Barney le dice, scusa, pensavo che foste usciti insieme tutta l'estate. E lei dice sì, perché in Canada l'estate dura l'ultima settimana di luglio. Allora, questo ovviamente è, secondo me questo è il più grande stereotipo riguardo al Canada, che qua faccia sempre freddo, quando in realtà no, non è così.
ovvio che dipende molto da dove abiti, dipende molto dalla provincia dove abiti, però comunque esiste l'estate, molto spesso esistono le quattro stagioni, non come in Italia, che c'è sempre caldo, a prescindere. È vero che è vero che gli inverni canadesi sono molto più duri, sono molto più freddi, però comunque questo è un grandissimo stereotipo del fatto che in Canada, tipo, non ci sia il caldo, che insomma qua ci si muore di freddo, insomma, cioè, vedetemi, cioè, sto crepando di caldo io, onestamente quest'estate, è stata anche tranquilla, però abbiamo avuto delle settimane da 40 gradi e non so se avete anche sentito che, in British Columbia si sono raggiunti addirittura i 50 gradi. Terribile, terribile, ma non parliamo di sostenibilità in questo video, perché mi incazzo. It's freezing out there. Where's your coat? Ted, I'm Canadian. I don't need a coat. This kind of weather is nothing to. E anche qua, tipo, lei arriva con la t-shirt, tipo, in pieno inverno, eccetera, e, tipo, loro dicono, ma, tipo, io sono canadese, non ho bisogno del cappotto. La cosa che mi fa ridere, però, è questa. Lei è una canadese che viene da Vancouver, se non mi sbaglio, e Vancouver, in realtà, è una provincia dove non esiste quasi l'inverno, nel senso che, cioè, ci sono delle città in cui fa molto caldo anche durante l'inverno, cioè, molto caldo, nel senso che tipici inverni italiani, no? Di quelli in cui non c'è quasi mai la neve, tipo a Vancouver non c'è quasi mai la neve, se vuoi vedere la neve devi andare un po' fuori. Invece loro sono a New York. New York invece ha un clima molto più freddo ed è un clima come Montreal alla fine, quindi fa molto freddo durante l'inverno, perché comunque non siamo tanto distanti. E questa cosa mi fa ridere perché alla fine sono loro che non dovrebbero avere freddo, oppure comunque Marshall che viene dal Minnesota, non dovrebbe avere freddo e invece è lei, quindi anche questo secondo me è uno stereotipo perché ci sono tanti canadesi che soffrono molto più il freddo rispetto ad altre persone. Per esempio, io sono molto meno freddolosa rispetto a lui che è canadese. Harvey's trays. You get those classic orange trays you get whenever you eat at Harvey's. The restaurant? Well, come on, you're road tripping down the Trans-Canada Highway. You get a hunger on between Milverton and Wawa. Where are you gonna strap on a feed bag, huh? Harvey's. Allora, questa invece è una battuta che ho capito solo venendo in Canada, perché Harvey's è un fast food che esiste solo in Canada, infatti appunto ecco perché loro non lo conoscono, e i piccoli vassoi, quando tu prendi l'ordine per andare a sederti e tutto quanto, sono arancioni, quindi lei parlava di questi vassoi qua. Harvey's in realtà è un fast food molto buono perché ha tantissime opzioni, anche tantissime opzioni vegetariane e vegane, quindi li rende ancora migliori, e oltretutto hanno anche fatto un cambio pazzesco per quanto riguarda il packaging dei loro prodotti, che già non erano molto plasticosi, però ok, stiamo tornando sulla sostenibilità, Doina, ma vabbè. Comunque, questa è una grandissima curiosità. Quindi, in realtà è un bellissimo fast food che appunto lo trovi sempre quando vai a fare un road trip o comunque vai, perché qua le distanze sono lunghe, quindi da una città a un'altra potresti farti anche 2 o 3 ore. Quindi molto spesso ti fermi magari a appunto come si chiamano come si chiamano questi posti in cui ti fermi con la macchina per far benzina? Ci siamo capiti, ecco, non so mai l'italiano io. Molto. Autogrill, autogrill. Ecco, molto spesso trovi Harvey's, che è appunto questo ristorante, questo fast food, che è molto buono e onestamente questa battuta l'ho capita solo venendo in Canada, perché sì, cioè non, è un ristorante che esiste solo qua, quindi non puoi capire la battuta se non vivi qua. Question one, do you want to be Canadian? Question two, really? Questa battuta, oltretutto, è nella mia descrizione del canale YouTube, dove si parla del fatto che lei voleva prendere la cittadinanza americana, ma non era convinta. Però Barney dice: guarda che il test di cittadinanza è molto difficile, non è come quello canadese. Lui dice: come fai a sapere il test di cittadinanza canadese? E lui dice: prima domanda, vuoi essere canadese? Seconda domanda, davvero? Questa cosa mi spacca, non so perché. Però il test di cittadinanza americano, non so di cosa si tratti, però il test di cittadinanza canadese, per esempio, si tratta di fare un test di storia. Io ho provato a fare delle simulazioni per il test di cittadinanza e in realtà non è così complicato, cioè anche senza aver studiato certe cose le sapevo a prescindere, però sì, si tratta di fare un test di storia. La cosa mi fa abbastanza ridere perché non è che abbiano chissà che grande storia. You called me, said you were never coming back. So I jumped on a plane, flew across the Atlantic. Canada isn't across the Atlantic. You're talking nonsense.
Allora, in questa puntata Robin se ne va tipo in Canada perché appunto prima del test si ubriaca e tipo ha nostalgia e va in Canada. Non ho ancora capito se lei vada a Toronto o se vada a Vancouver, però a prescindere comunque da New York a Vancouver, comunque stiamo parlando di 4-5 ore di volo. Sì, perché da Montreal sono 6 ore di volo per andare a Vancouver, quindi comunque è una lunga distanza. Se invece è andata a Toronto, stiamo parlando di un'oretta, un'oretta e mezza. Però non ho mai capito effettivamente dove fosse, però ovviamente Barney fa la battuta del fatto che io sono volato oltreoceano per venire a cercarti, cosa che giustamente non è vera. Like an entire country without a tailor. What's up? Other than the fact that this $5 bill they gave you is blue. And there's kids playing hockey on the back. It's like you want us to make fun of you. Anche questo, il Tim Horton che vedete in background, appunto, è una catena che esiste qua in Canada. Che è una catena dove si va solitamente per prendere il caffè, le ciambelle, qualcosa di dolce, hanno anche del cibo, però giustamente è più il posto da caffè. E appunto mi fanno morire perché i poster sono così accurate e tutto quanto è così accurate. E anche i soldi, lui parla dei soldi, del fatto che sono colorate e tutto quanto, e dice che appunto volete essere presi in giro. I soldi canadesi in realtà sono molto belli da vedere, secondo me sono i soldi più belli che esistono di ogni paese possibile, perché sono colorati, sono carini, non si spaccano perché sono plastificati proprio perché hanno introdotto questa roba della plastificazione perché i soldi congelavano nel portafoglio delle persone. Già. Quindi questi soldi non li puoi distruggere, perché io non ho soldi perché non ho mai cash con me, uso sempre le carte, però non li puoi mai distruggere. Sono pazzeschi i soldi canadesi, quindi onestamente su questo non sono d'accordo. I soldi canadesi sono molto più belli rispetto a quegli americani, quegli americani sono noiosi da morire. Look at this money. This one has a moose, this one has a beaver, now a Elton John on the back. Anche questo è troppo vero, sulle monetine ci sono orsi, ci sono castori, vabbè la regina è sempre dappertutto. Però mi fa troppo morire, perché è troppo vero, cioè i loro soldi sembrano veramente usciti dal Monopoly, perché sono cute as fuck. Syrup, ovviamente perché stavano litigando su quale sia tipo lo snack migliore da portare a scuola, una cosa non mi ricordo se qual era il contesto di quell'episodio e lei parla dei pancake con maple syrup perché giustamente il maple syrup qua è it's a big thing ed è vero, cioè il maple syrup it's a big thing e la maggior parte del maple syrup soprattutto è prodotto qua in Quebec, quindi Quebec ha fatto anche cose buone. And you people talk about it like it's a Hanna-Barbera character. Allora, è vero che il dollaro da 1 e da 2 sono monetine, come l'euro alla fine, però in America hanno il bill, hanno la carta, no? E quello da 1 si chiama loonie e quello da 2 si chiama toonie, se non mi sbaglio, se non li invertiti. Però questa cosa in Quebec non nessuno li chiama così. Credo sia una cosa molto più anglofona e non so effettivamente se nella parte anglofona tutti che lo chiamino Looney e Toonie, però sì, si chiamano così effettivamente. E in un certo periodo avevano anche fatto delle monete speciali per quando il Canada ha compiuto 150 anni, credo fosse nel 2016 che hanno fatto 150 anni e hanno fatto questi monetine da 2 e da 1 speciali che si illuminavano al buio, pazzesco. Qua non hanno messo tutte le battute, ma credo che mancassero alcune, come c'è stata la puntata dell'uragano in cui tutti avevano paura, stava piovendo tantissimo fuori, invece Robin per tutta la puntata continuava a dire barbecue weather, bikini weather, cosa che effettivamente era perché in Canada, tipo, quando ci sono gli inverni molto freddi e non appena esce un po' di sole, la gente improvvisamente è veramente tempo di barbecue. Non sto scherzando, è proprio una cosa true story. Perché diciamo che i 14 gradi di ottobre o di novembre sono molto diversi dai 14 gradi di marzo, perché dopo 4-5 mesi di freddo supremo, di cui 3 magari erano tipo neve, 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 quando si arrivano a tipo anche 5-6 gradi,
improvvisamente fa molto caldo, cioè io stessa quando si passa da quelle temperature tipo meno 20, meno 30 a 5 gradi o comunque sopra lo zero di poco, basta, fa improvvisamente caldo ed è veramente una questione che fa molto ridere, però veramente non appena esce un po' di sole, c'è ancora magari la neve per terra, la gente inizia già a fare i barbecue, pazzesco. Bene, ho finito con questo video, spero che ci fossero, non so se ci fossero tutte le battute, però la maggior parte c'erano, da quel che mi ricordo. E spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!